acqua carente, prati seccati e di conseguenza raccolti produzioni in calo. Un semestre estremamente caldo per i nostri coltivatori che vedono di giorno in giorno diminuire le precipitazioni e accrescere le preoccupazioni. Sentiamo le testimonianze. Allarme siccità, qual è la situazione nel nostro territorio? Allora, nella mia zona, che sono qua vicino al Codma a Fano, siamo fortunati perché comunque c'è acqua e quindi non abbiamo per il momento problemi, però intorno già i miei colleghi che sono in collina hanno già problemi, scarsità d'acqua, quindi il problema siccità insomma c'è, anche perché ormai non saprei dire da quanti giorni che non piove, stiamo aspettando la pioggia e sperando che arrivi la pioggia ma che non faccia poi disastri grandine o temporali che possano poi rovinare anche le colture che abbiamo nel campo insomma. State adottando qualche provvedimento? In questo momento particolari no, io cerco di annaffiare onestamente il meno possibile, riduco un po'. Il problema verrà adesso perché dobbiamo piantare comunque tutte le piante, i prodotti per l'autunno-inverno che una volta messi a terra avranno bisogno di tanta acqua, quindi per il momento sto riducendo ad annaffiare i prodotti estivi sperando che poi quando pianterò quelli invernali ci sarà l'acqua. Per quello che possiamo, ognuno nel suo deve risparmiare dove e come può insomma. Il prodotto ne sta risentendo moltissimo la qualità e i contadini che ce n'hanno di meno ed è meno buona. Basta. In più il problema è non sanno più se ripiantarlo o no. Chi non c'è l'acqua non sa se ripiantarla per l'inverno, sta roba qui. Non siamo messi bene, ecco. E quali sono i provvedimenti che state adottando? Noi facciamo la danza della pioggia. E dove fanno? Niente, i provvedimenti non ci sono, i provvedimenti dobbiamo fare. Questo è il provvedimento, non è che possiamo farli noi, i provvedimenti devono fare chi è più in alto di noi. Appena piove di fare gli invasi, non lo so, di fare qualcosa per dissimulare più l'acqua che ci dà il cielo, se ce la dà. Incide sui prodotti? Sì, guarda, una pesca che prima era il doppio di questa, adesso è così, si sta asciugando, invece di crescere si rimpicciolisce. Per esempio anche le albicocche, va via l'acqua, cioè non è più buona. No, ne risente, ne sta dando fastidio alla qualità. La qualità di frutta buona, ti parlo. Non di frutta che arriva da fuori, di frutta nostrana. Ne sta risentendo un po' troppo.